Bentrovati cari amici, stanno per iniziare le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Ne abbiamo parlato tanto nei mesi scorsi, addirittura anche negli anni. Ci siamo, finalmente siamo arrivati a queste Olimpiadi e naturalmente c'è grandissima attesa per i giochi, c'è grandissima attesa per gli atleti italiani dopo l'anno fantastico che abbiamo passato a livello sportivo. Purtroppo, lo sappiamo tutti, abbiamo passato anche un anno orribile dal punto di vista del Covid, quindi c'è tanta aspettativa e anche tanta preoccupazione per questi giochi invernali. Ne parlo con Stefano Di Martino, che è l'ex vicepresidente del Consiglio di Milano e al quale chiedo naturalmente qual è la sua prospettiva per quanto riguarda sia il punto di vista atletico dei giochi, sia quello ovviamente del Covid-19. Sicuramente i giochi vedranno protagonisti tutti i nostri atleti, soprattutto gli atleti italiani, che comunque sono degli atleti a livello mondiale molto importanti e hanno dei record personali importanti. Ritengo che comunque nei rapporti tra Cina e Italia questo sia un evento molto, molto importante, anche perché l'Italia erediterà da Pechino l'evento sportivo delle Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina, come è successo all'Expo di Shanghai. Noi abbiamo ereditato da Shanghai l'Expo di Milano e quindi il testimone passerà di mano in mano, ma arriverà a Milano. E quindi ritengo che questo sia importante. La pandemia sicuramente inciderà su questi giochi per quanto riguarda anche le attenzioni che dovranno essere date rispetto anche ai rapporti anche di vicinanza tra gli atleti, ma ritengo che tutto si svolgerà nel migliore dei modi e auguriamo agli atleti di sicuramente cimentarsi con tranquillità rispetto alle varie discipline e sicuramente la pandemia sicuramente andrà in qualche modo ad incidere, ma ritengo non negativamente, sui giochi. Ci sarà grande attenzione, grande rispetto anche rispetto a quelle che possono essere le regole nei rapporti anche umani, nei rapporti di vicinanza tra gli atleti, però ritengo che tutto si svolgerà in modo corretto e con tranquillità. E quindi passeranno i giorni dove gli atleti si cimenteranno e tutto andrà, io ritengo, l'augurio è che vada tutto bene. Ecco, abbiamo visto nelle settimane scorse qualche momento di imbarazzo, perché secondo alcuni media sembrerebbe che appunto ci sono paesi che hanno voluto un po' politicizzare le Olimpiadi e non invieranno nemmeno le loro delegazioni ufficiali. Qualcuno manderà gli atleti, ma non proprio le delegazioni ufficiali. Quindi questo potrebbe influire in qualche maniera sui giochi? Io ritengo che di no, ma ritengo anche che lo spirito a livello mondiale delle Olimpiadi, se pensiamo alla fiaccola olimpica che viene portata come simbolo di pace, che unisce tutti i paesi del mondo, che parte dalla Grecia, parte da Olimpia e arriva nel luogo dove i giochi si svolgono, ritengo che questo sia già un segno molto importante. Le Olimpiadi sono sempre state un evento di pace che uniscono nello sport tutti gli atleti e tutti i paesi del mondo. Il fatto che qualcuno abbia tentato di politicizzare le Olimpiadi cercando di far capire che alcune delegazioni, soprattutto dei dirigenti dei comitati olimpici, non degli atleti, non verranno inviati e quindi hanno voluto in qualche modo minare la tranquillità dell'inizio delle Olimpiadi proprio con questo tema, ritengo che sia una cosa che non ha nessun senso e sicuramente è una cosa che va contro lo spirito delle Olimpiadi. Le Olimpiadi sono un evento di pace, non un evento di guerra, quindi chi ha fatto queste uscite ha sbagliato ed è andato contro lo spirito olimpico che da centinaia di anni porta le Olimpiadi come segno di pace e non di guerra. Ecco, sicuramente questo è un messaggio molto importante e a proposito di questo messaggio abbiamo voluto sentire un'altra opinione. Il professor John Wallahan, che è esperto di diritto sportivo della Syracuse University negli Stati Uniti, ci ha voluto mandare un suo messaggio, quindi adesso vediamo immediatamente cosa ci ha detto. Hi, this is John Wallahan from Syracuse University in Syracuse, New York. I teach a course at the university called Olympic Odyssey, Olympic
history of the Olympics. For most athletes, it's the pinnacle of their career. It's the highlight they train years to accomplish. And when they get there, when they get that chance, it is clearly the highlight. And the ability to stand on the podium after winning a medal is even greater. As far as what it does to the athlete's career, as I said, it's usually the highlight of most of their careers. And performing well in the Olympics is also a great springboard to other opportunities. They can use those to, whether it's cash in because of commercial success, or to use that success and leverage it into other professions. It's extremely important for their careers. I don't know if there's been an Olympics that hasn't been politicized. As far as I know, no countries are boycotting the games. There are politicians who are boycotting. In other words, they're not going. And so the question is whether they're even boycotting. You could ask whether they're even being boycotting, even though the U.S., Canada, the U.K., Australia, and other countries have said that they wouldn't send anyone, any executives to the games. The Chinese have come out and said none of those people were invited anyways. So the question of whether that's a boycott, you could debate that. And so I would argue that they're not boycotting the games. They're just sending a message to the Chinese government that there's certain things that they're unhappy with. As I said, that politics have played a integral part in the Olympics from its very founding. Once again, the argument that politics have been involved in. So are boycotts acceptable if you're a country that's hosting the games and another country is struggling with that or has disagreements with that? I don't see why boycotts would not be acceptable. I do understand the impact that those have on athletes. It also has a significant impact on the IOC's ability to fund sports in developing countries and other countries. Bene, grazie professor Wolohan per questo intervento davvero molto sentito e naturalmente che noi abbiamo apprezzato tantissimo. Di Martino, rendere gli eventi sportivi più puri, permettere a tutti di poter sentire davvero questo spirito olimpico, partecipare ai giochi, vivere il fascino delle Olimpiadi, soprattutto in un periodo di questo genere, lo ha detto anche il professore, è un aspetto che ci piace molto ed è molto importante, quindi non stanchiamoci di ribadire che dobbiamo assolutamente essere al fianco di tutti gli atleti che andranno alle Olimpiadi. Al fianco di tutti gli atleti di tutti i paesi del mondo che parteciperanno a questo importante evento, e ribadisco che la pace è il tema importante delle Olimpiadi, il fatto che gli atleti si cimentino e diciamo combattano in qualche modo gli uni con gli altri cercando di portare dei risultati positivi per le proprie squadre e per i propri paesi sia una cosa importante, ma comunque da secoli le Olimpiadi sono un evento di pace, lo dicevo anche prima, la fiaccola olimpica è un simbolo di pace, il fatto che faccia un percorso e che arrivi nel luogo delle Olimpiadi portata diciamo da Olimpia, partendo da Olimpia e arriva proprio nel luogo delle Olimpiadi, questo è un simbolo di pace proprio perché ha questo valore molto importante. Siamo vicini a tutti gli atleti del mondo, sicuramente tutti gli atleti del mondo faranno le loro lotte per portare i risultati migliori per le proprie squadre, ma ritengo che la pace sia il simbolo delle Olimpiadi e sicuramente sotto questo diciamo simbolo proprio della pace e anche all'ombra della fiaccola olimpica, al cospetto della fiaccola olimpica, tutti gareggeranno proprio con nel cuore la pace
rispetto anche a qualcuno che in qualche modo ha voluto in queste ultime settimane andare a, a gettare qualche negatività rispetto a, a questo evento, cercando di dire che non inviavano alcuni, diciamo, rappresentanti ufficiali dei comitati olimpici proprio per andare un po' contro la Cina, e quindi ritengo che i risultati sono quelli che porteranno la Cina ad essere protagonista a livello mondiale, e l'Italia sarà protagonista dopo la Cina, come ho già detto, perché erediterà anche la, il testimone dalla Cina, e quindi diciamo che la pace trionferà, la guerra in questo caso non c'entra. Allora noi siamo fedeli allo spirito decubertiniano, rimaniamo sempre fedeli a quello spirito, e non ci resta naturalmente che augurare un grossissimo in bocca al lupo a tutti gli atleti che parteciperanno, soprattutto, lo dicevamo prima, ai nostri, ma d'altronde lo spirito campanilistico è quello che insomma ci tiene vivi. Io ringrazio ancora naturalmente Stefano Di Martino per il suo intervento. Io ringrazio voi per questa opportunità e diciamo auguriamo a questo punto a tutti gli atleti di ottenere migliori risultati, anche con la grande fortuna che i giochi inizieranno anche in concomitanza con l'inizio del Capodanno cinese, che porterà con le lanterne rosse e altri simboli importanti anche lì pace, salute e ricchezza a tutti. Io naturalmente mi unisco a quello che ha appena detto Di Martino e ringrazio anche il professor Wallan, che ci ha naturalmente mandato questo, questo video e che ha voluto anche lui partecipare a questo nostro intervento. Grazie a tutti e naturalmente godetevi assolutamente i Giochi Olimpici, perché sono una cosa fantastica.